Salve gente, sono Jack, benvenuti nel vero video 27 della mia run di Hollow Knight, perché quello precedente era il 26. Mi sono confuso perché quando io registro la finestra aperta nel PC con scritti i numeri, in cui c'è il titolo, diciamo, dell'episodio che sto registrando, ma per sbaglio avevo messo il numero successivo. Allora, nell'ultimo video abbiamo forse fatto un po' un casino. Siamo arrivati qua sotto e allora mi sto confrontando tipo con mio cugino che, come ho detto nel precedente o nei precedenti video, non ricordo bene, lui ha finito il gioco, era arrivato tipo a una percentuale superiore al 100% anche. Mi ha detto solo che non ha affrontato alcune boss fight opzionali. Insomma, non mi fa spoiler, lui è attentissimo, però un po' ci confrontiamo, gli dico cosa sto combinando e mi ha detto che non sarei dovuto essere qui. Non sarei dovuto arrivare qui. E poi ho cercato qualche breve informazione, evitandomi troppi spoiler. E cercando informazioni precise su Ornette, fermandomi a dove viene nominata questa posizione, ho scoperto che l'avrei incontrata, credo, qui nelle idrovie reali. Non so dove, e forse anche precedentemente addirittura, non lo, no, forse qui, ok, la incontriamo, e poi dopo qui giustamente la incontriamo nelle idrovie reali, e l'incontro nelle idrovie reali me lo sono saltato. Però mi pare che nelle idrovie reali forse desse un indizio, parlando di genere, forse per spingerti ad andare proprio qua. Però vabbè, noi ci siamo arrivati a prescindere, senza dialoghi, senza niente, con la nostra sola forza di volontà di esplorazione del gioco. E vabbè. Adesso, diciamo, ci sono due scelte. Volevo avvicinare all'arena, divertirmi un po', però sono un po' indeciso. Continuo a pensarci, o all'arena, oppure riprendiamo da qua e anzi, da qua, scusate, ed esploriamo queste idrovie reali in maniera più precisa. Vedremo un po'. Intanto sono tornato qui. Da nostra piccola città vi aiutare, anche se adesso è un posto tetro, in passato era molto più accogliente. Sta vedendo molto cose di grave calamità. Molti hanno utilizzato il pozzo per aprirsi una strada. Curioso come in pochi abbiano fatto ritorno. Forse hanno trovato quello che stavano cercando. Beh, non sono così ingenuo, di sicuro sono stati tutti inghiottiti. Sono innumerevoli pericoli in quelle profondità. Volevo, insomma, vedere se erano cambiati alcuni dialoghi. Avanzata, ne ho visti solo pochi riuscire a farci. Beh, con tutti i pericoli. Cioè, dopo essere diventati tipo, che ne so, re, non ho capito bene. Cioè, abbiamo ottenuto sto marchio del re, che dovrebbe aprire qualche porta. Forse le Marchio. porte, quelle famose. Boh, o forse serve ad aprire qualcos'altro, non lo so. I sigilli del re, mi pare si chiamava, boh. Comunque, approfittiamo anche per spendere, appunto, Marchio. Igeo, anche se qua non si finisce mai. Ok, nuovo cerchietto. Marchio. Ah, ok, forse questa potrebbe essere l'ultima. Sai bene che non ho più niente da venderti, mi hai ripulito. Ho sperato di dare un'occhiata alla mia montagna di Geo. Beh, ora è mia, è stato uno scambio equo. Ovunque voi siate, qualunque cosa facciate, spero che voi tre vi stiate prendendo cura di voi stessi. Da qui possiamo parlarci. Un nuovo aculeo sembra un'arma molto più raffinata rispetto all'ultima. Oh, è lo stesso aculeo, ma è stato perfezionato da qualche est est e qualcuno estremamente abile. L'aculeo è un'estensione di noi stessi, è lo strumento con cui plasmiamo il mondo intorno a noi. È nostro sacro dovere tenerlo sempre affilato. Scusa, non dovrei parlare così. Piuttosto parliamo di Geo. Stavo pensando proprio questo. In realtà lui è un guerriero, quindi. Cioè, stavo pensando proprio questa cosa mentre parlavo. Interessante. Il modo in cui parla in maniera precisa dell'aculeo mi ha fatto pensare questa cosa. Papanara. Ok. Ofum Sanjo. Vabbè. Diamo un'occhiata anche qui. Cosa
Questa ancora dorme? Dorme all'infinito. Vabbè. Allora. Qui non c'erano altre case, no. Ok. Sono voluto passare rapidamente per dare un'occhiata. Boh, magari c'era qualche NPC che compariva, non lo so. Ormai torniamo anche da questa. Oh, mi è venuta in mente una cosa, vero? La specie di oracolo che ho incontrato che ci parla dei serpenti là, come si chiama? Dell'uro verme. C'è scritto una curiosità riguardo il sigillo che ho letto, che cambiano i dialoghi una volta che ho qua il sigillo del re, come cavolo si chiama, il marchio del re. Magari più avanti, in maniera più corretta, quando sicuramente sbloccherò il doppio salto, qualsiasi cosa sia, una spinta verso l'alto, un teletrasporto, boh, non lo so, per farmi arrivare più in alto, poi ci torniamo in maniera più facile. Allora. Devo guardare la mappa perché non ricordo. Allora, Città delle Lacrime. Dovrei andare. Dove diavolo era l'arena? Ah, qua. No. Vabbè, sempre da qui ci posso andare. Ugualmente alla stazione del re. Decidiamo tutto dalla stazione del re. Quindi io dico, vabbè, non me lo riscordo che qua si poteva andare da qualche parte. Giusto? Forse è meglio mettere un segno. Non vorrei dimenticarlo. Ok, dai, andiamo. E allora, stazione del re. Cosa facciamo? Questo sarebbe bello di fare in live. Potrei chiedere se ci fosse qualcuno che mi ascolta sul momento. Cosa preferisce vedere? Andare alla stazione? Cioè andare all'arena? O esplorare? Andiamo all'arena, va, andiamoci adesso. Mentre non siamo troppo forti, è più divertente. Sì, assolutamente. Direzione giusta? Sì. Beh sì, queste zone non le avevo esplorate, quindi ci sta. Ok. Forse potrei. Facciamo così, prima di andare all'arena, completiamo l'esplorazione almeno di questa zona. Non sarebbe una cattiva idea. Ok, quindi di qua. Andiamo poi per l'arena. Ah, ecco, qua c'è un oggetto. Ahiaiaiaiaia. Diario? Diario, ormai.
Ormai ho la preveggenza per questi oggetti qua. Merda. Sto massacrando da solo. Ok, mi pare che più o meno adesso lo possiamo considerare esplorato questo punto. Probabilmente salendo da qua forse si ritorna alla stazione. Vabbè, qua abbiamo esplorato. Qua a destra non c'era nulla. Qua ho controllato. Ok. Ah no, aspetta, idiota. Questa è la nuova zona. Vabbè, dai, ormai esploriamola. Così facciamo un po' di arena e un po' di esplorazione. Madonna, tanti! Ma cavolo! Beh, un bel premio. Anche se in realtà alla fine sono un po' deluso perché Credevo si ricollegasse. Credevo si ricollegasse alla zona della stazione. Allora. Un attimo, voglio dare un'occhiata qua. Ah, sì, ok, vabbè. Andiamo, dai. C'ero già stato, ma non posso andare più in alto. Ok, quindi di qua. E quindi direzione arena. Vediamo un po' cosa ci aspetta quest'arena. Quanti incontri ci saranno? Sembrava ci potessero essere tipo 4 incontri. L'ultimo cosa sarà? Potrebbe essere una specie di super boss segreto finale super potente? E poi ci sono solo quegli incontri o forse poi ne sblocco altri, tipo versioni potenziate, boh. Scusate se sbaglio strada nel frattempo. Ok. No! Maledizione. Per sbaglio. Vabbè. Cazzo! Dimentico che dopo aver colpito qualcosa posso fare un altro scatto.
Eccoci qua. Allora. Che bello. Allora, qua c'è sta zona strana. Zote è sempre qua. E finalmente ci sediamo a questa panchina. Oh, che emozione. Qua cosa c'era? Ah, ok, sì. Ah, allora questa cosa sale. Boh. Vabbè, è il momento di combattere. Basta indugiare. Oh. Ah. Attenzione, ci sono tre cerchietti. Potrebbe essere che posso fare tre prove qua. Combatti per ottenere geo e un incavo. Apporre un marchio e iniziare la prova? Boh, vediamo come. Un marchio. Un marchio, cioè un segno? Che significa che partecipiamo? Cosa? Ma che è? C'è qualcosa che non va? Boh. Ah, mi si è aperta semplicemente la porta, vero? Oh mio Dio, che emozione, concentriamoci. Salve. Cosa fa questo? Uno. Ok. No. No. Per poco. Via, via. Beh, non parla molto. Scusate, ma voglio vedere un'altra frase. Dolore. Non è che le lancia quelle cose. Ah, bellissimo! Questo era il tizio che compariva nella zona delle. Ecco, sì, le lancia. Nella zona delle ceneri.
Oh mio Dio, sto per essere sconfitto. Madonna. Madonna, me la sono vista brutta. Non è finita. Ah beh. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, calma, eh. Ok. Facciamo così con calma. Calma. Ok, l'ho eliminato. No, un altro. Oh merda, è ora. Ok, sono fuori dalla visuale, meno male. Oh mio Dio. Cavolo, è difficile. No, pensavo fossero delle sfide tipo contro qualche boss, invece sono delle sfide tattiche. Ok, calma. Calma. Mi spiace, amico. Oh mio Dio. Oh mio Dio, cosa? Aiuto! Oh oh! Ma è bellissimo, cavolo! Era così resistente sto coso? È una versione potenziata. Cioè ci vogliono tutti sti colpi. Oh. Ah, ma che non finisce mai? Uno, due, tre. No, dai. Non posso farmi colpire anche da questo stupido. Cazzo. Sta andando un po' male. Di nuovo.
Ma è all'infinito, come funziona qua? No, merda. Cosa? Ah, ok. Di nuovo sbagliato. Che cosa sono questi? Forse li avevo già visti. Merda, le esplosioni. L'esplosione ha eliminato l'altro. Ma com'è? Ma non finisce mai! Che questo esplode in altre... Oh mio Dio, vero? Ok. Ah, ok, non è esploso in altre cose. Ma che casino! Ok, siamo al boss. Ora esce cosa? Zeto? Sì, ho indovinato, come si chiama? Zote! Zeto! Ma dai! Non temere, vermiciattolo, la tua morte sarà rapida. Ma mi ha colpito ed è rimbalzato indietro. Non ucciderò, ne ucciderò 3000, basteranno padre. Un altro sciocco da battere con sterminatrice. Devo colpirlo. Poverino, no. Ma... ma no. Ma no, dai. Ma cosa? Ma dai, poverino. Avanti, miserabile, fila via prima che ti umili ulteriormente. Poverino, ma dai. Ma non posso parlarci. Cavolo, ma è difficile. Ma la prossima non so se ce la faccio. Ciao! Mio Dio. Cavolo, ma è stato difficile. Ah, ecco perché mi chiude qua sotto. Vediamo se c'è qualche nuova frase. Zodia non c'è più qua. Non c'è nemmeno il tizio. Tutto uguale. Vabbè, Zote non è morto però. Tipo, se ne sarà andato, no?
Ok. Ma c'è il mio simbolo. Un piccolo contributo e puoi accedere alla prova del conquistatore. Ok. Combattimento energia è un incavo. È un incavo? Ma già non l'ho fatta, me ne dà un altro incavo o no? No, non penso, è solo una descrizione generale. Combattimento energia geo e metalli rari. Ma me li dà ogni volta? Comunque facciamo una cosa, va. Perché sono sinceramente un po' spaventato per la prossima. Meglio prepararsi al massimo. Niente sciame del raccolto. Maestro dello scatto stesso. Vabbè, sì, scattare più frequentemente è buono, dai, per carità. Allora, ho lago più lungo. Cosa posso mettere? Allungarlo ulteriormente, oppure i danni extra quando ho poca energia, potrebbe aiutarmi a dare il colpo di grazia a qualche nemico fastidioso. La concentrazione rapida, forse dovrei mettere questo. E anche i ragnettini che mi ronzano intorno non scherzano. Grazie a questi mi basta resistere schivando i colpi e piano piano eliminano i nemici. Non ho molta scelta. Allora, aumenta la resistenza, permette che le ossa di rimanere invulnerabili, ok. Rileggo perché da un po' che non mi guardavo qua i cosi. Guadagno anime anche quando vengo colpito. Vabbè, energia extra a caso non mi serve a niente. La puzza che lascio quando mi muovo non credo serva molto. Questo potrei lasciare tipo le bombe di spore. Concentrandomi, no? Concentrazione accelerata, ragnetti. Forse potrei togliere il maestro dello scatto. Proviamo così. Ok, concentrazione accelerata. Aculeo lungo. Vabbè, dai, non è così grave. In combattimento non devo schivare ogni secondo. Dovrebbe andar bene, vediamo un po'. Ok, dai. Prossima sfida. Oh mio Dio, ho paura. Andiamo, miei ragnetti. Certo, l'abitudine di scattare in continuo. Ah, dopo il colpo posso ugualmente scattare istantaneamente. Oh mio Dio, che... I ragnetti però creano un po' di confusione. Cioè, nemici mai visti mi stanno spuntando. No. Dai, dai, lanciati. Maledizione. Ok.
Oh mio Dio. Allora. Mio Dio. Cos'è più fastidioso tra questi due? Che? Oh mio Dio. Ok, calma. Ok. Qui sono abbastanza al sicuro. Che casino. No, mi ha colpito ugualmente. Oh mio Dio. No, non ho saltato in tempo. Immagino comparirà quello grande. Oh mio Dio, comunque sì, i ragnetti aiutano, ma fanno anche non poca confusione. Ok. Oh cazzo. Ok, calma. Ok, ma non attaccano in alto comunque questi, proprio... Bene. Non posso più curarmi. Maledizione.
No! Cazzo! No, maledizione, non ho saltato. Ok. No, no. Maledizione. Ho la faccia tipo rossa in questo momento dalla tensione. E questi... Ok, 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 calma, calma, eliminare subito. Esplodo, no? Ok, questi non sono troppo pericolosi. Basta starci sopra. O al lato. Non erano pericolosi. Oh merda. Sei colpi vogliono. Madonna, senza l'aculeo potenziato qua piangevo, ma piangevo tanto. Oh oh. Oh mio Dio. Ok, ho perso completamente la calma e sono fregato. Maledizione. Maledizione. Cazzo. Cazzo, che rabbia. Volevo cercare di fargli l'attacco, quello verso l'alto, che è potente. Ma ho perso completamente la concentrazione. Allora, i ragnetti non servono assolutamente a nulla. Questo nemmeno. Non voglio arrivare ad avere poca energia. Potrei allungare ulteriormente l'aculeo. Non sarebbe male. Al costo di uno, quando mi curo, lascerei una polvere che danneggia. Potrebbe dare magari un po' una mano più consistente rispetto ai ragni. Perché l'arena non è poi così grande.
Assorbire anime quando vengo colpito anche aiuterebbe. Potenziamento magico, magari per aiutarmi ad eliminare quei palloni facilmente. Questo potrebbe aiutarmi. Potrei riuscire a spaccare quei palloni molto molto più facilmente. Però non ho lo spazio. Ottenere più anime però mi farebbe comunque... Mi permetterebbe di usare gli attacchi più spesso. Questa potrebbe essere anche una buona cosa. Le anime extra. Proviamo con questo, va. Dai. Mi sento... Wow. Mi sento profondamente umiliato. Ho notato però adesso un dettaglio. Ovvero che... Quello che dovrebbe essere tipo l'Hollow... Ha la cuglia anche lui sulle spalle. Quindi quest'arma è veramente qualcosa di particolare. Come ha detto Hornet, se non sbaglio. Ok, si riparte. Magari vi mostro direttamente le parti mancanti. Oppure se muoio, ovviamente. Tuttavia non mi è sembrato in realtà difficile come il primo. Cioè mi è sembrato più breve. Sì. Appena finito di caricare le anime non posso... Attaccare, tipo. Non posso compiere un'azione per un po'. Ecco perché non riuscivo a saltare. Eccoci. Ok, il primo normalmente. Nove colpi. Ok, no, merda, merda. Cazzo, questi nemici. Si riparte.
Prego, fa che sia la fine. Non ne posso più. Al massimo, mandami di nuovo Zote. Questa volta li ho colpiti un po' entrambi. Ho cercato di indebolirli, ecco. Però non so se ha funzionato veramente. Forse dopo che elimini il primo, l'altro recupera l'energia, boh. Minerale, minerale, mi ha dato un minerale. Con un altro potrei potenziarmi l'arma. Adesso mi chiedo, ma effettivamente rifacendo tutto, se ne ottiene un altro? E metalli rari, boh. La prova del folle. Combatti per Igeo e la gloria di essere un folle. Va bene. Ci vediamo nel prossimo video in cui proviamo questo. E poi se ci sono altre sfide continuiamo a farle. Oppure se dovrei riuscire a completarla velocemente senza impiegare un intero episodio. Cosa che non penso, perché dopo il primo tentativo magari farò qualche taglio. Per mostrarvi direttamente i punti clou, le mie morti alla fine. Boh, vediamo un po' cosa succede più avanti. Al prossimo video, saluti da nuovo Jake.